Buongiorno, giovedì 16 aprile. Il tempo continua inesorabilmente a scorrere, gli avvenimenti accadono indipendentemente dalla nostra volontà e uno spazio di riflessione diventa sempre più necessario ed urgente, in modo che riusciamo, non dico a comprendere, ma semplicemente immergerci in ciò che sta accadendo. Il professor Udolin, fondatore dei club degli alcolisti in trattamento, insigne psichiatra, persona molto attenta agli aspetti scientifici ed umanistici della sofferenza umana, sperimentò le sue visioni, le sue proposte nel campo del comportamento legato al consumo delle bevande alcoliche, cioè affrontò radicalmente il problema dell'alcolismo. Quel problema era stato rubricato con un atto decisamente innovativo rispetto ai secoli precedenti nell'alveo delle malattie. Jelinek scrisse un libro, Il concetto di alcolismo come malattia, per liberarlo da tutta quella serie di pregiudizi morali, di identificazione dell'alcolismo con qualcosa che riguardava l'ordine pubblico, quasi una forma di trasgressione che la legge doveva ovviamente controllare e perseguire, espressione magari anche di una qualcosa di cattivo nell'essere umano, una tara molto spesso immaginata, ereditata, espressione del male. E allora tutta questa dimensione dell'alcolismo che nei secoli si era protratta e che sicuramente non aveva fatto i conti, per esempio, con un'antica saggezza intorno alla ebbrezza alcolica che è ben rappresentata dalle Baccanti e dai riti dionisiaci, Udolin a un certo punto decide di dare una svolta al concetto di alcolismo come malattia. Lo incorpora nella sua visione che progressivamente si apre alla dimensione sistemica ed ecologica, cioè orienta il suo pensiero che si era forgiato nell'alveo delle forme più innovative della psichiatria, quelle che avevano interpretato e incorporato due aspetti. Uno, la possibilità di curare attraverso la parola, che Sigmund Freud e poi Jung, Lacan e altri avevano in qualche modo, Bion stesso, che puntò l'attenzione soprattutto sui gruppi, avevano cercato di dare senso a ciò che senso non sembrava avere. Non dimentichiamoci che Freud era un neurologo e cercava in qualche maniera la ragione di tante forme espressive della sofferenza umana che non trovavano riscontro biologico e cercava di costruire una teoria che desse una spiegazione della follia, della depressione, di tanti aspetti della vita umana e soprattutto collegò il tutto anche a una sua attenzione nei confronti della saggezza antica, dei miti. Naturalmente ogni scienziato è coerente in qualche maniera con il paradigma scientifico del suo tempo. Freud sposò pienamente il positivismo che immaginava l'essere umano come una specie di macchina, ma anche la natura la immaginava come una macchina facilmente controllabile se ne avessimo conosciuto le leggi più profonde. E questa
L'eredità ce l'abbiamo anche noi speriamo di trovare la soluzione magica e semplice alla complessità dei problemi. Pensiamo che gli scienziati debbano raccontarci una storia semplice dei fatti. In realtà la natura è molto più complessa di come noi la immaginiamo o vorremmo che fosse, ma non è una espressione cattiva della natura essere complessa. Semplicemente la natura è un insieme interconnesso, inestricabile. Certo, noi possiamo dare delle spiegazioni semplici, ma non sono quelle spiegazioni semplici che ci aiutano a uscire dalla dimensione del disagio che spesso ci attraversa. Bene, Udolin, e torno a Udolin, prende l'eredità di questa grande tradizione scientifica, ripeto, che nasce da, Freud, poi Jung in particolare la estende anche a una visione sempre più aperta alla saggezza antica che nasceva nel mondo orientale, apre allo yoga, a quella visione che faceva i conti e fa i conti con la complessità della vita. E Lacan mette in evidenza questa nostra condizione umana che molto spesso sembra sprofondare nella infertilità del godimento. Udolin prende tutto questo, accoglie nel suo pensiero la teoria generale dei sistemi e la visione ecologica, anzi, meglio ancora, apre la sua visione antropologica, quella di un essere umano che vive il suo tempo, nella intuizione che il mondo, e su questo ringrazio Vanna Cerrato che mi ha dato questo suggerimento, io frate, cito sempre le fonti di quello che arrivo a pensare, la quale insiste che non è che noi dobbiamo immaginare che esiste l'ecologia e esiste qualcos'altro che è opposto all'ecologia e possiamo scegliere tra queste due dimensioni. Non è il prodotto del nostro pensiero l'ecologia, è un dato di fatto incontrovertibile che caratterizza la vita, non solo sul pianeta, ma nell'intero universo. Non allarghiamoci troppo, fermiamoci ovviamente al nostro pianeta. L'ecologia è a prescindere dal nostro pensiero. Noi possiamo solamente fare una cosa, quella di adeguarci all'ecologia. L'ecologia non la inventiamo noi, non è qualcosa che è il prodotto di una scelta nostra ideologica che ci permette di essere un po' più saggi e intelligenti degli altri. No, assolutamente no. Comunque la pensiamo, la nostra intelligenza e la nostra saggezza ha sempre dei limiti e nessuno è più intelligente o saggio degli altri. Ma noi siamo chiamati ad affrontare un punto fondamentale che Udolin ci ha indicato, a partire dall'esperienza dei problemi alcol correlati, dell'alcolismo, perché poi naturalmente Udolin libererà l'alcolismo dal concetto classico di malattia e fece un passaggio straordinario che era coerente con tutta la psichiatria innovativa che metteva tra parentesi il concetto di malattia mentale. Non negava il fenomeno del disturbo esistenziale delle persone e dei relativi comportamenti, ma la sottraeva a quella interpretazione riduzionista che voleva che tutto questo fosse attribuibile a una malattia d'organo, il cervello. Non è così. Liberare la psichiatria dalla interpretazione classica della malattia mentale come malattia del cervello fu un passaggio storico straordinario che dobbiamo non solo applicare al problema dell'alcolismo, ma alla molteplicità espressiva del disagio spirituale del tempo. E perché questo è il punto cruciale che Udolin ci ha insegnato e lasciato in eredità da sviluppare, non da spartire. Che questa dimensione del disagio spirituale fa i conti con la nostra difficoltà di accettare di non essere padroni del mondo,
di non essere al centro dell'universo, di adattarci alle condizioni date che non dipendono da noi. Noi siamo immanenti all'ecologia, non siamo noi che la inventiamo, siamo immanenti e nello stesso tempo ci è chiesto di essere prudenti ed adattativi ed accettare il processo di trasformazione coevolutiva, nel senso che noi non possiamo afferrare la vita e in qualche maniera ibernarla dentro la nostra esperienza. Dobbiamo accoglierla con grande gioia. E qui vengo al secondo aspetto di questa mia riflessione, che naturalmente è parziale, svilupperemo nei prossimi giorni questi concetti che sono molto importanti, ma teniamo fisso il disagio spirituale che Udoni definì l'incapacità di accettare se stessi alle condizioni di vita date. Punto fondamentale, mettetelo bene in evidenza. E il superamento di questo è una conversione che ci porta allo stupore pieno di gioia, ed è l'aspetto che oggi ha sottolineato Papa Francesco. I discepoli e le folle furono pieni di una gioia traboccante che derivava dallo stupore, non da un gioco magico delle emozioni. Lo ha detto anche in occasione della Pasqua: la resurrezione non è uno di quei giochetti magici che ti fa apparire il Signore così come se fosse un ologramma. È una condizione dove prevale una stupefatta incredulità che ti riempie di gioia traboccante, che nulla ha a che vedere con la suggestione emotiva. È l'ingresso in uno stato di conversione che non è spiegabile. Se nel mio dire c'è una preoccupazione di non capire quello che io dico, è perché neppure io, ovviamente, che parlo, ho capito, ma mi faccio coinvolgere, un po' come un esercizio di meditazione, dove reciti un mantra, non accade quasi nulla, ma ti devi lasciare andare a questa incredulità stupefacente di raggiungere uno stato esistenziale. Non uso mentale perché temo l'equivoco che si crei una divisione mente e corpo, uno stato esistenziale nel quale ti senti immerso in quella gioia traboccante che nasce dalla quasi paralisi di fronte alla impossibilità di comprendere. Guardate, questo è esattamente l'opposto degli stati di intossicazione prodotti dagli esseri umani, per esempio con l'alcol, dove però è implicita una ricerca di questo stato. È chiaro che è una scorciatoia sbagliata, ma anche l'intossicato è in una stupefatta paralisi che lo riempie di uno stato mentale prevalentemente emotivo. Non riesce a costruire la gioia, ma è una espressione esistenziale che chiede ai non intossicati apparenti, perché in realtà lo sono nella loro indisponibilità a lasciarsi andare all'ecologia, all'appartenenza universale. Ebbene, accolgo con grande piacere questo invito che fa il Papa di lasciarsi convertire da una gioia traboccante che nasce dallo stupore, che non ha una possibilità di trovare una spiegazione, di sentirsi appartenere e quindi inevitabilmente ad adattarci e ad accogliere la coevoluzione della vita a quel sistema estremamente complesso che gli antichi chiamavano cosmo, e che noi possiamo chiamare il discorso della casa che abitiamo, cioè l'ecologia. Non è una scelta l'ecologia, ma è la cifra della nostra esistenza. Buona giornata a tutti.